Ciao e benvenuta in questo video. Io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Torno oggi con un video dedicato a 5 pezzi, capi e accessori che secondo me sono indispensabili da avere all'interno del guardaroba. Premetto che ogni donna ha uno stile di vita diverso, ogni donna ha delle necessità e ha una sua fisicità. Per questo è molto difficile dedicare un video generale sui capi da avere all'interno del guardaroba, ma secondo me questi 5 capi, tra cui c'è anche un accessorio, sono indispensabili perché tante volte all'interno del guardaroba della stragrande maggioranza delle donne hanno risolto tanti problemi e tante volte sono state la risposta alla domanda che cosa mi metto oggi. Iniziamo quindi dal primo capo, che per me è un buon paio di jeans, ma che per tante altre donne può essere un buon paio di pantaloni. È proprio quel pezzo che puoi abbinare con la stragrande maggioranza dei capi che sono presenti all'interno del tuo guardaroba, quel capo che può essere trasversale, che puoi utilizzare per diverse occasioni e soprattutto anche per diverse stagioni. Quindi magari quel jeans o quel pantalone che ti dura da settembre fino a maggio. Personalmente io amo, e per me un buonissimo paio di jeans è il mio Levi's con gamba dritta, vita alta, che riesco ad indossare con davvero qualsiasi cosa del mio guardaroba. D'inverno soprattutto io utilizzo solo quel Levi's per comodità, praticità e bellezza del pantalone stesso. Lo adoro davvero follemente. Ma ovviamente il fit e il modello del pantalone varia a seconda di quella che è la tua fisicità. Quindi ci sono alcune caratteristiche che bisogna tenere a mente, come possono essere per esempio le tasche del pantalone, le cuciture, la vita, il modello, il colore, il lavaggio del pantalone, se si tratta del jeans, lavaggio chiaro, lavaggio scuro. Ricordati che il lavaggio scuro tende sempre a snellire la figura. Per quanto riguarda il pantalone, classico pantalone, possiamo tenere a mente il tessuto, la stampa, anche qua il colore, quindi tanti aspetti da tenere a mente per il nostro pantalone preferito, quello che è proprio il pantalone su cui andiamo quando siamo indecise su cosa metterci. Sono sicura che tutte noi all'interno del nostro guardaroba ce l'abbiamo, e soprattutto quando troviamo il modello perfetto non lo dobbiamo abbandonare più. Quindi va bene cambiare, va bene provare, ma se abbiamo un modello che sappiamo che davvero riesce a valorizzarci a pieno, è bene stare su quel modello. Possiamo provarne altri? Assolutamente sì, ma non dimentichiamoci mai quello che tante volte ci ha salvato la vita. Secondo capo per me essenziale è la t-shirt perfetta. Anche in questo caso quella t-shirt che sappiamo essere sempre là a nostra disposizione nel momento in cui ci serve. Quella t-shirt che ci valorizza pieno, che anche in questo caso si può abbinare in diversi modi. Anche qua ci sono degli aspetti da tenere presente, ovviamente esistono tanti modelli di magliette. Quelle caratteristiche che possono cambiare sono ad esempio la lunghezza della manica, che possiamo assolutamente scegliere in base a quella che è la nostra fisicità, quindi se vogliamo nascondere il braccio, anche quale maglietta utilizziamo di più, quindi utilizziamo di più una maglietta a maniche corte, a maniche a tre quarti, manica lunga. Allo stesso modo lo scollo, qual è lo scollo che ci valorizza di più? Scollo rotondo, scollo a V, a barca, squadrato. La lunghezza della maglietta stessa, quindi ci piace un po' più crop, ci piace una maglietta più lunga che ci copra tutta la pancia, cerchiamo una lunghezza da inserire all'interno dei nostri pantaloni o preferiamo portarla fuori. Tante piccole caratteristiche e dettagli che però possono davvero cambiare la maglietta stessa. Per me la maglietta perfetta è la classica t-shirt manica corta, giro collo, lunghezza direi media, non mi piace troppo crop, mi piace una maglietta che posso portare
all'interno dei miei pantaloni in modo che sia il più versatile possibile anche per le diverse altezze dei miei pantaloni, quindi sia che si tratti di un pantalone a vita alta ma anche di un pantalone a vita media. Mi piace la classica maglietta bianca, ma anche qua i colori possono variare a seconda di quello che è il nostro guardaroba. Se tu il bianco non lo utilizzi così tanto, puoi scegliere una maglietta di un'altra tinta, che sia nera, che sia grigia, che sia un colore invece che sai che all'interno del tuo guardaroba è molto versatile, un rosa cipria, un'altra tinta neutra, qualsiasi colore insomma. E personalmente mi piacciono molto anche magliette basic ma che abbiano quelle cuciture magari un pochino più particolari a vista, che la vadano a rendere insomma meno banale ma un pochino più elevata proprio, quindi che si veda che è una buona maglietta rifinita. Terzo accessorio secondo me molto importante è la collana per ogni giorno. La scegli tu e ne basta una. Puoi sceglierla se in argento, in oro, in qualsiasi altro metallo o materiale. L'importante secondo me è averla, proprio perché anche questa può andare a definire e a valorizzare ogni look. È un po' quella collana che tieni sempre indosso, quella collana che non levi mai neanche per fare la doccia, per fare il bagno, quando fai sport. Sai che è un po' la collana da guerra che però per te ha un valore importante, magari l'hai comprata in un certo posto, è stato un regalo, un autoregalo, sai che può andarti a definire ogni look e sai che c'è sempre, può essere quel punto luce che anche se quel giorno non hai voglia di indossare altri accessori, sai che c'è lei e che fa comunque la sua parte. Quarto capo fondamentale è il trench o il cappotto. Qua bisogna sceglierlo un po' in base a quella che è la regione in cui si vive e soprattutto all'utilizzo che ne facciamo. Ci sono regioni in cui il trench, come da me, ormai viene indossato davvero molto poco perché non c'è più quella classica mezza stagione, quindi dall'inverno si passa subito all'estate o comunque non si ha tempo di sfruttare appieno questi capi. Oppure ci sono regioni dove il cappotto davvero molto pesante in lana non viene sfruttato tanto proprio perché non c'è invece l'inverno pieno, quindi è un po' a scelta, un po' a seconda di dove si viva. Però secondo me è davvero molto importante averli, uno dei due o entrambi appunto, a seconda di quello che è il proprio stile di vita poi anche, ma è fondamentale averli di buona qualità. Sono due soprabiti di cui secondo me la parola chiave è versatilità. Devono essere versatili, li possiamo indossare con qualsiasi abbinamento che scegliamo, con qualsiasi outfit, con qualsiasi look. Devono essere in grado di andare a completare in maniera perfetta, egregia, il look del giorno e soprattutto appunto devono anche andare a valorizzarci appieno. Personalmente per entrambi i soprabiti io amo il modello dritto con cintura che vada a segnare il punto vita. Mi piacciono delle spalle abbastanza segnate, ma non sceglierei un modello che abbia delle spalline incorporate. Anche qua dipende tutto poi da quella che è la fisicità, ancora una volta. È importante scegliere un soprabito che valorizzi appieno. Se per esempio sei una figura a pere, quindi hai i fianchi più larghi delle spalle, è importante che invece le spalle abbiano delle spalline nel caso del cappotto o del trench, in modo tale che la tua figura venga equilibrata. Quindi sempre fare molta attenzione a quella che è la propria fisicità. Inoltre a me piace un bavero importante che vada a riempire la parte superiore, un colletto che si possa portare alzato, abbassato, con cui insomma io possa giocare molto. Per quanto riguarda il cappotto mi piace il monopetto, per quanto riguarda invece il trench mi piace il doppio petto, ricordati che il doppio petto allarga e il monopetto snellisce. Infine anche il colore, possiamo scegliere il colore che più
ci serve all'interno del guardaroba. Per quanto riguarda il trench, io amo il classico beige, ma per quanto riguarda il cappotto, per esempio, se dovessi scegliere un solo cappotto, probabilmente sceglierei un cappotto nero in modo tale che io possa sfruttarlo appieno. Mi piace tanto anche il cappotto color cammello, però è sicuramente più delicato, quindi ci starei molto più attenta e mi limiterebbe in certi casi. Detto questo, la scelta ovviamente è molto personale, dipende tutto da quello che è la tua fisicità e il tuo stile di vita, ma mi raccomando di tenere a mente tutte le caratteristiche di entrambi i soprabiti. Per il resto, come ti dicevo, secondo me sono dei capi fondamentali. Quinto pezzo è il blazer, anche qua, anche in questo caso, ancora una volta è un pezzo che può essere assolutamente portato in diverse stagioni e un pezzo che si può sfruttare in tanti tanti modi. Io personalmente amo i blazer, è il capo che indosso di più in assoluto, che mi piace avere in diversi colori e in diverse fantasie e anche in diversi tessuti. Proprio a tal proposito, il tessuto varia anche qua a seconda di quando lo usi e quanto lo usi. Abbiamo blazer in lino, perfetti per questa stagione, per la primavera, fine autunno. Abbiamo blazer in cotone, quindi un pochino più pesanti, più strutturati. E blazer per esempio in lana, quindi perfetti per la stagione invernale. Un blazer secondo me è versatile proprio perché lo possiamo usare come giacca, ma anche possiamo indossarlo con sopra un cappotto, quindi giocare con il layering. Mi piace molto sia in maniera più sportiva sia in maniera più elegante. Mi piace anche un blazer strutturato portato con dei capi più casual, come possono essere un paio di jeans, un pantalone della tuta. Secondo me può essere proprio tanto versatile. Ancora una volta, il fit, il modello varia a seconda di quella che è la tua fisicità e a seconda di quello che scegli. Possiamo scegliere un blazer oversize oppure un blazer più sagomato. Possiamo scegliere un blazer con delle spalline importanti, possiamo scegliere un blazer monopetto, doppio petto. I modelli del blazer sono davvero tantissimi, quindi non resta che cercare il proprio. Quindi questi secondo me i 5 capi con l'accessorio anche di mezzo che non possono mancare all'interno di un guardaroba. Fammi sapere tu cosa ne pensi, io ti ringrazio per aver seguito questo video, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo.